Nell'attesa di sapere l'esito di questa prima giornata, ne seguiranno altre 15, come già si stava dicendo prima da chi è stato dentro all'aula, credo valga la pena una volta in più spiegare anche il perché siamo qui fuori, siamo qui con le nostre bandiere, con i nostri striscioni, portiamo anche su quella parete i segni delle nostre lotte, portiamo qui anche il vero concetto che c'è dietro a questo processo, che benché si faccia in un'aula di tribunale si provi a dargli un carattere tecnico, no? Nel senso che questo è il tentativo alla verità e che questo è un processo politico a carico del movimento Notav, delle ragioni del movimento Notav, a carico della forza del movimento Notav contro alcuni compagni e compagne che si sono battuti lealmente contro questo progetto e contro quello scempio che oggi riusciamo a vedere in Clarea. La verità è una cosa strana, no? Siamo abituati a sentirla raccontare di solito da chi vince, la storia di solito la scrive chi vince. In questo caso la vicenda dell'alta velocità, della Torino-Lione, della Valle di Susa non è una storia finita, non è una storia che ha un capitolo fine, è una storia che giorno per giorno diventa più forte, che giorno per giorno cresce, nonostante di fronte abbiamo sempre di più forze sempre più forti di noi, preponderanti, che ci troviamo nei boschi della Clarea piuttosto che qui in città, piuttosto che in questo caso dove quella scritta, no, che dice che la legge è uguale per tutti, è qui a giudicarci. Noi siamo consapevoli di tutto quello che è successo in questi mesi, lo raccontiamo e lo viviamo sempre. Siamo consapevoli di quante ragioni abbiamo nell'opporci in tutti i modi a quest'opera e a quell'arroganza che c'è dietro, difesa poi sempre dal manganello, ripeto, sia nei boschi che poi nelle città. Però vorrei dire una volta in più sul perché siamo qui anche il giorno dopo ad una sentenza come quella nei confronti di Genova che parla chiaro. Noi siamo quelli che la storia la vivono e che la storia la scrivono. Non saranno i tribunali, non saranno gli anni di galera a scrivere la storia dei movimenti. Sono i movimenti che si scrivono la storia e che la bilanciano da un lato o dall'altro. La bilancia pende dalla parte nostra e non è la bilancia della giustizia, è la bilancia della forza, è la bilancia di ciò che è giusto in questo mondo, di quello che pensa la maggioranza delle persone, che quando vede una bandiera Notav ci vede un simbolo di libertà, un simbolo di una valle, di un popolo che non abbassa la testa di fronte a niente e a nessuno. Noi questo portiamo qui, in questo posto, come in tutti gli altri luoghi dove per noi ormai si aprono campi di battaglia. Questa è la verità, siamo qui anche per non lasciare da soli, come sempre è stato, i nostri compagni e le nostre compagne. Ci siamo detti e l'abbiamo detto in ogni modo che siamo tutti Notav, siamo abituati a partire e a tornare sempre insieme e fare di tutto per tornare sempre insieme, in qualsiasi situazione ci troviamo. E anche qui oggi siamo a fare la stessa cosa ed è l'appello che facciamo anche a tutti. La forza sta nell'essere uniti, nell'essere un movimento e nel continuare il nostro cammino. Da dimostrare, finisco, non abbiamo assolutamente nulla. Le dimostrazioni che dovevamo dare le abbiamo date e quelle che dovremmo dare continueremo a darle. E la differenza non si vedrà neanche nell'aula di tribunale, perché oggi noi qui portiamo dei Notav detenuti, portiamo dei Notav che hanno ancora delle restrizioni, portiamo delle restrizioni di libertà, un obbligo di dimora, c'è chi non può venire in Valle di Susa, chi non può passare da alcuni paesi. Non sono queste le cose che ci fermano e siamo anche capaci da questo punto di vista qui a fare le differenze. Per noi è così. Per voi invece, proprio per chi mi ascolta, ieri c'è stata una sentenza che ha detto delle cose anche chiare, ma che magari poi la giustizia non,
come si dice, non le sottoscrive piuttosto che le prescrive o quant'altro. Noi Genova non la dimentichiamo e noi Genova non la perdoniamo e non perdoneremo neanche tutto quello che è successo e succederà in Val di Susa, ed è con quello spirito che vi aspettiamo ogni giorno.